Il prodotto che incarna meglio il concetto di killer application è la serie Total War, ideata nel lontano 2000 dalla Britannica Creative Assembly e capace, capitolo dopo capitolo, di conquistare schiere di fan. Ecco dunque spiegata la folle attesa per Total War Rome 2, magnifico nuovo episodio che ci ha saputo convincere con roboante potenza. L'accessibilità in questo nuovo capitolo è garantita da menu semplici, eleganti, ricchissimi di informazioni e soprattutto chiari, suffragati dall'onipresente enciclopedia che spiega ogni aspetto del gioco. Se la pioggia di caratteri vinti morisce, potete sfruttare anche l'utilissimo set di video tutorial, anch'essi accessibili dall'enciclopedia. Non v'è dubbio quindi che sotto il profilo dell'accessibilità siano stati fratti grandissimi passi in avanti, rendendo la curva di apprendimento molto più dolce che in passato. Come ben conosce ogni appassionato della serie, la campagna rappresenta il cuore pulsante della produzione e in base a come la si conduce essa può accompagnare il giocatore per centinaia e centinaia di ore senza mai stancare. Nel nuovo capitolo è possibile iniziare una nuova campagna con ben nove fazioni, tutte suddivise in più popolazioni o famiglie rappresentative. Roma, Cartagine, gli imperi orientali, le tribù britanniche e tante altre giocabili e non per un totale astronomico di 117. Ciò comporta un turbinio continuo di eventi e situazioni in ciascun turno di gioco, con conseguenze dirette sull'intenso proseguio della campagna. Rom 2, come le precedenti opere di Creative Assembly, è suddiviso in due tronconi principali, che si contaminano e sovrappongono costantemente. Da un lato abbiamo un profondissimo sistema gestionale, ulteriormente arricchito ed approfondito. Dall'altro un affascinante strategico bellico in tempo reale, nel quale si comandano eserciti da migliaia di uomini in cerca di glorie e conquiste. La componente gestionale rappresenta la naturale evoluzione della serie, ampliata dal punto di vista dei parametri da gestire, ma resa molto più chiara, fruibile e accessibile. Seguirne tutti gli aspetti non è mai stato più semplice e funzionale, grazie a un praticissimo menu a icone che gli ingegneri hanno pensato per essere il più chiaro e semplice possibile, senza peccare in profondità. Lo stesso discorso può essere fatto per la fase prettamente militare ed intimamente ludica. Le fondamenta sono le medesime a cui si è abituato la serie. Una volta posizionato il proprio esercito sul campo di battaglia, è necessario gestire le varie unità col fine di sopraffare il nemico, attuando le tradizionali tecniche di imboscate e accerchiamento, sfruttando con intelligenza le numerose abilità a disposizione e la composizione territoriale a proprio favore. Proprio quest'ultimo aspetto è quello maggiormente rinnovato nel nuovo capitolo, offrendo un ventaglio di situazioni assolutamente incredibile, che associato alla rinnovata e ben più dinamica intelligenza artificiale, conferisce nuova linfa vitale alle battaglie. Inoltre non vi è più una separazione netta tra eserciti di terra e di mare. Le truppe imbarcate sulle navi possono in tempo reale raggiungere la costa ed unirsi ai propri compagni d'armi per fornire supporto, o magari restare in acqua e bersagliare il nemico con l'artiglieria. Anche le battaglie in mare sono state rese più fluide e dinamiche rispetto al passato, ed è ora persino possibile speronare ed affondare le navi nemiche con un singolo, letale e preciso colpo. Il senso di epicità e grandiosità degli scontri è dovuto anche alla varietà incredibile di unità a disposizione del giocatore, passate dalle 102 del primo Rom Total War alle oltre 700 di questo prezioso seguito. Dal punto di vista squisitamente tecnico, ci troviamo innanzi ad un prodotto semplicemente sontuoso, ma anche perfettamente scalabile. Le migliorie grafiche si notano sin dall'enorme mappa, che si estende da occidente a oriente comprendendo un numero incredibile di regioni e territori differenti. Ricchissima di dettagli e particolari, sia naturali che urbanistici, è animata dal fluire laborioso di personaggi e mezzi, che scandiscono i rapporti tra le varie forze in gioco. Meravigliosa la riproduzione dei paesaggi e degli scorci proposti durante le battaglie, ricchissimi di vita e in grado di sostenere l'epicità degli scontri. Eccezionale anche la ricostruzione delle grandi città e dei piccoli insediamenti, ove è possibile osservare varie strutture architettoniche ed edifici caratteristici dell'epoca fedelmente riprodotti. Ottimamente realizzate anche le animazioni dei soldati impegnati in battaglia. È una gioia per gli occhi vederli proteggersi con gli scudi mentre avanzano sotto una pioggia di frecce e reagire contestualmente alla dipartita dei compagni o fuggire feriti quando sovrastati dal nemico. È naturale che per le proporzioni immense dei numeri in gioco non si possa ottenere la raffinatezza di titoli su scala infinitamente più piccola, ma la resa globale è semplicemente superba. Trattandosi poi di un'esclusiva PC coi fiocchi, è possibile gestire un numero sostanzioso di opzioni grafiche avanzate, come vertical sync, anti-aliasing, qualità di ombre e texture ed effetti di vario genere. È possibile persino attivare un'opzione chiamata Direct Resource Access, esclusiva per i nuovi processori Intel della famiglia Aswell, che migliora la velocità di rendering. I campionamenti audio sono infine incisivi e contraddistinti da un'ottima tridimensionalità, e la colonna sonora risulta veramente azzeccata. Le macchine d'assedio del nemico continuano a rappresentare un problema, ma i sanniti le hanno lasciate quasi incustodite. Colpiamoli lì. Atteso, osannato e bramato dagli appassionati, il nuovo capitolo della serie Total War è finalmente tra noi, centrando con precisione chirurgica tutti i bersagli che un'opera videoludica di questa portata dovrebbe prefiggersi. Offre centinaia di ore di gioco, una mola di contenuti capaci di far impallidire qualunque concorrente, un gameplay superbo ed un meraviglioso comparto tecnico, ma soprattutto trasuda carisma e passione da vendere, Total War Rome 2 è insomma oggi la vera killer application per PC.